Finalmente una bella novità. Sono diventato Oppo Ambassador, entrando a far parte della Oppo Crew. E infatti mi hanno inviato il loro primo telefono, l'A94 5G, che andremo a recensire in questo video. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su MD, la tua droga quotidiana. Quindi oggi andremo a parlare di questo cellulare qui. L'Oppo A94 5G è un cellulare rivolto ad una fascia consumer, non è un top di gamma. E i suoi punti di forza possiamo dire che sono la batteria e le sue prestazioni, non di certo la fotocamera. Ma comunque sono un fotografo, potevo esimermi dal testare la sua fotocamera? Ovviamente no. Quindi usciamo e facciamo un po' di street photography, ma rimanete connessi fino alla fine perché ho una sorpresa per voi. Ed eccoci qua finalmente in giro per Milano, ma prima di iniziare vorrei fare una cosa. Ovvero vorrei prendere il mio Oppo Band, perché oggi andremo a parlare anche di lui, e iniziare a monitorare la nostra camminata, visto che andremo a camminare per tanto tempo nel nostro video per recensire questo cellulare. Perciò siamo pronti per partire, alla fine del video vedremo il risultato. Ma guardatemi oggi con la felpina Oppo, quanto è bella. Tutte le riprese che state vedendo esternamente sono fatte ovviamente con l'A94 5G in 4K e l'audio che sentite è il suo pulito, senza l'ausilio di microfoni esterni. Questo per simulare l'utilizzo che ne farebbe una persona comune, visto che è un cellulare consumer e non un top di gamma. E per questo motivo vorrei utilizzare la sua fotocamera proprio come farebbe un principiante, quindi non entrando troppo nel dettaglio, ma voglio vedere quello che ci dà a disposizione subito il cellulare, senza app di terze parti, senza editing troppo complessi. Quindi tutte le foto che vedete scattate con questo cellulare sono direttamente editate con i filtri presenti sul cellulare. Ma alla fine vi farò vedere una bella carrellata delle stesse foto editate con Lightroom direttamente sul cellulare per farvi vedere fino a che punto si può arrivare. I filtri che ho nominato prima, devo dire che mi sono veramente piaciuti. Non sono pacchiani come alcuni che si trovano su certi cellulari, ma sono giustamente equilibrati e secondo me offrono un'ampia scelta, quindi potremo andare a decidere il filtro che più ci piace. Un'altra cosa bella di questo cellulare è la modalità doppia vista, come state vedendo in questo momento, con diversi layout. Per esempio, oltre al rettangolo si può passare al cerchio, oppure diviso, perfetto per chi deve fare vlog per esempio, oppure per chi deve fare qualche live su Twitch in giro o robe di questo genere. Sicuramente una cosa in più da avere su un dispositivo. Dopo questo breve assaggio di foto, vediamo un attimo cosa offre Oppo A94G sul comparto fotocamere. Abbiamo quindi quattro fotocamere, partendo dalla principale con un sensore da mezzo pollice di 48 megapixel f1.7, grandangolare con sensore da un quarto di pollice f2.2 da 8 megapixel, una monocromatica da 2 megapixel e una macro sempre da 2 megapixel, mentre per quanto riguarda la fotocamera frontale ne abbiamo una da 16 megapixel, posizionata a mo' di foro, quindi non abbiamo la tacca. Ma in tutto ciò, la fotocamera frontale dove la lasciamo? Questa è la fotocamera frontale di Oppo A94 5G, ovviamente con un ingiustissimo controluce. Se mi sposto da questa parte, il risultato è questo. Magari tocco sulla mia faccia per aggiustare l'esposizione. Ecco qui. Utilizzo la fotocamera frontale anche per dirvi che è disponibile la modalità ritratto anche sulla fotocamera frontale, e questo è il risultato. Devo dire che non mi è dispiaciuto per niente, ha scontornato veramente bene. Scorrendo fra le varie funzioni della fotocamera abbiamo anche il menu Altro, che ci offre delle possibilità creative in più. Una fra queste è la possibilità di scattare in modalità Pro, ovviamente gestendo tutti i vari parametri manualmente come ISO, tempi e bilanciamento del bianco. Con questa possibilità non si può però scattare in RAW, ma sono qui per aiutarvi. Tramite l'applicazione di Lightroom, totalmente gratuita, andando a scattare una foto direttamente dall'app, si può decidere di scattare in DNG e quindi in RAW, per chi volesse il RAW su un cellulare. Secondo me non ce n'è bisogno. Facciamo anche un breve test dello slow motion, disponibile in 720p a 240fps e a 1080p a 120fps. Per chi non lo sapesse, 720p vi dà una risoluzione minore ma uno slow motion più lento, mentre il 1080p vi dà una risoluzione maggiore ma uno slow motion un po' più veloce. Lo slow motion a 720p però secondo me è abbastanza inutilizzabile, vi consiglio comunque quello a 1080 che vi fa raggiungere un risultato accettabile e comunque con un discreto slow motion. Oppo su questo cellulare si è voluta concentrare per rendere l'utilizzo della fotocamera il più semplice possibile, proprio per il pubblico a cui è rivolto. Infatti sul retro della fotocamera possiamo leggere AI Camera,
telecamera, che sta ovviamente per intelligenza artificiale, che andrà ovviamente a riconoscere il tipo di scena che stiamo scattando e andando ad abilitare alcuni parametri come per esempio l'HDR oppure il riconoscimento delle varie scene per migliorare l'immagine. Io da fotografo professionista tendo sempre a disattivare questi automatismi perché molto spesso rendono le foto un po' artificiali, quindi il mio consiglio è quello di tenerle sempre disattivate, ma comunque fate le vostre prove e trovate il miglior compromesso per quello che vi aggrada di più. Io comunque ho fatto un confronto con l'HDR, non ho visto grosse differenze, perciò l'ho tenuto sempre disattivato, così come anche l'intelligenza artificiale. Puramente tecnici, come per esempio la stabilizzazione nei video, che è presente, ma sinceramente io tendo a non utilizzarla perché ovviamente essendo una stabilizzazione va leggermente a croppare l'immagine, quindi a fare un ritaglio, a zoomarla leggermente, e questo vi fa perdere qualità nonostante vi faccia avere un'immagine più stabile che potrebbe sembrare più bella. Io personalmente preferisco avere l'immagine così grezza come esce dalla fotocamera, però magari qualcuno la preferisce più stabile pur perdendo un po' di qualità. E questa è la fotocamera con la stabilizzazione, che secondo me funziona da Dio, è veramente stabile, però secondo me c'è una leggera perdita di qualità. Sta a voi decidere se vi piace oppure no e decidere se tenere la stabilizzazione attiva oppure no. Io sinceramente preferisco tenerla disattivata. Un altro punto critico secondo me è la fotocamera 5x. Ovviamente, come detto prima, questo cellulare non dispone di una fotocamera zoom, perciò nei test che ho fatto nei giorni precedenti la fotocamera 5x non mi era piaciuta per niente. Scattando queste foto che state vedendo in questo momento, vedete la 1x, la 2x e la 5x, forse mi sto un po' ricredendo, la 5x forse inizia a diventare utilizzabile, però sempre per usi consumer non professionali come per esempio potrei aver bisogno io. Quello che vi posso consigliare però è di sfruttare la fotocamera da 108 megapixel, che sfrutta un'interpolazione e vi fa avere un'immagine veramente bella. Sono rimasto stupito da questa fotocamera 108 megapixel, e quindi magari scattate una foto così o piuttosto ritagliatela dalla galleria per avere un risultato che secondo me è leggermente migliore. Un altro aspetto che mi fa storcere il naso è la fotocamera macro. Bella, sì, ci può stare, purtroppo però è a 2 megapixel. A 2 megapixel ci si fa ben poco secondo me, anche se per un utilizzo social va più che bene. Ma aspettate che c'è un'ape che sta impollirando un fiore. Dicevo, la fotocamera macro ha un punto di messa a fuoco fisso a 4 cm, quindi non si può mettere a fuoco all'infinito, mentre la fotocamera normale ha un punto di messa a fuoco minimo fra i 6 e gli 8 cm, o forse 10 al massimo, non cambia di molto, quindi piuttosto io preferisco sfruttare una fotocamera che può arrivare a 48 megapixel per fare una foto macro. Certo che se voglio avvicinarmi veramente tantissimo al soggetto, sarà meglio sfruttare la fotocamera studiata apposta, quindi quella macro. E state vedendo comunque alcuni test, alcuni fatti con la fotocamera macro e alcuni fatti con la fotocamera principale. Vedete che non cambia molto a livello di vicinanza al soggetto, si vede comunque chiaramente il soggetto, però con la fotocamera principale, ripeto, potrete avere a disposizione ben 48 megapixel invece che 2. E alla fine di questa recensione è arrivato il momento di vedere com'è andata la mia camminata. Perciò abbiamo consumato ben 140 kcal, raggiunto una distanza di 3 km 410 metri, una frequenza di passaggio di circa 40 passi al minuto, e andiamo ad interrompere la nostra attività. Ma veniamo adesso al punto forte, quello che più mi incuriosisce di tutte le fotocamere dei cellulari, perché è quello che fa sembrare le nostre foto professionali o no, ovvero la modalità ritratto. Peccato che oggi, non avendo trovato a disposizione una modella, vi dovrete accontentare di me. Secondo me è molto importante, perché penso sempre al ragazzino o la ragazzina che vogliono mettere una bella foto sui social e quindi danno magari il cellulare in mano ad un amico per farsi scattare una foto. Se la modalità ritratto su un cellulare è fatta bene, si possono avere dei risultati molto vicini a quelli professionali. E Oppo 94 5G devo dire che questo lo fa molto molto bene, ma vediamo in dettaglio. Mi ha stupito veramente, sono molto belle ragazzi, uno sfocato veramente piacevole, ma attenzione. Quando ho aperto questa funzione per testarlo per conto mio, ho detto, oddio,
c'era qualcosa che non quadrava. Non mi piaceva l'effetto che avevo ottenuto e poi ho capito il perché. Quindi lo spiegherò anche a voi. Nella modalità ritratto possiamo scegliere fra varie scene, ovvero vari tipi di effetto sfocato. Di default mi sembra che ci sia impostato neon, che è quello che mi è piaciuto di meno. Quando poi ho iniziato a provare gli altri filtri ho detto ah, meno male. Infatti ho provato per primo il bokeh dinamico, che vi fa questa sorta di effetto blur, di effetto mosso dietro. Attenzione, non guardate questa foto perché non gli rende giustizia. Ha fatto un po' di confusione con quelle piante davanti, era una scena difficile. Vi assicuro che i risultati sono molto molto belli con questo effetto, solo che non ho nessun'altra immagine da farvi vedere purtroppo. Però attenzione, usatelo con parsimonia, è bello da fare in determinate circostanze, una volta, due volte al massimo, dopodiché secondo me no. Bello per una, due volte per divertirsi, però non abusatene, mi raccomando. L'effetto invece che vi consiglio assolutamente è quello immagine, con cui sono state scattate tutte le foto che state vedendo. È veramente bello. E soprattutto su questo effetto possiamo andare a regolare la quantità di sfocato che vogliamo nella foto. Questa operazione però si può fare solo prima dello scatto, non dopo. E io vi consiglio comunque di lasciare l'impostazione di default al 50%. Si hanno dei risultati molto carini. Al massimo diminuite ma non aumentate, perché sennò l'effetto diventa molto molto strano. Se poi ci abbiniamo anche uno dei filtri che Oppo A94 5G ci mette a disposizione direttamente nella galleria, i risultati sono veramente top. E sono quelli che state vedendo in questo momento, totalmente editati con i filtri presenti nella galleria. Quindi capite che per un utilizzo per i principianti, per i ragazzini che vogliono farsi delle belle foto sui social, questo cellulare è veramente spettacolare. Unica pecca in questa modalità è il fatto che non è presente su questo cellulare una fotocamera zoom, perciò quando andremo a fare dei ritratti, tutti i ritratti verranno fatti con la fotocamera principale, che non dà questo effetto di ritratto che si ha meglio con una fotocamera zoom, ma comunque devo dire che non mi è dispiaciuto. Quindi comunque diciamo che ce la facciamo passare, e quindi la modalità ritratto possiamo dirla promossa 9 su 10 proprio per questa piccola macchiolina, ma mi è piaciuta molto. Ma adesso si è fatto ormai sera e proviamolo di notte. Questa è la fotocamera 1x in video in 4K, non mi sembra male vista dallo schermo, giudicate voi come al solito. Ma parliamo anche di fotocamera grandangolare. Come si comporta con la poca luce? Beh, ovviamente si comporta peggio, è una fotocamera un po' più chiusa, un f2.2, mentre la principale è un 1.7, quindi alla fine ci sta che non sia così performante. Nonostante ciò non è così terribile. Questa invece è la fotocamera anteriore, la fotocamera frontale. Ovviamente anche questa qui è una fotocamera meno performante, quindi ci sta che questo flare sta dando un po' di fastidio. Fino adesso non l'abbiamo messo alla prova veramente, abbiamo comunque fotografato sempre soggetti grosso modo luminosi. Ma come si comporterà su quella zona tanto in ombra? Lo vediamo subito. Beh, l'ha un po' recuperata, anche se quell'immagine della modalità notte la vedo un po' artificiale. Preferirei comunque, secondo me, la fotocamera normale, alla fine la differenza non è poi tantissima. Qui è veramente tanto buio. Vediamo la differenza fra modalità normale e modalità notte. Su questa fascia di prezzo sinceramente mi aspettavo di peggio per quanto riguarda un telefono. Ho fatto alcuni esperimenti sia con la modalità notte sia con la modalità normale sulla stessa identica foto e ho capito che la modalità notte secondo me è meglio non utilizzarla. Ma attenzione, non sto dicendo che la fotocamera di notte non sia buona. Utilizzando infatti la fotocamera normale possiamo comunque andare a sfruttare i 48 megapixel per avere un'immagine veramente veramente pulita. Se scattiamo in modalità notte ho di nuovo quell'effetto che mi sembra un po' più artificiale. Se non in alcuni casi, secondo me è meglio scattare comunque con la fotocamera principale, perché i risultati sono veramente ottimi e mi hanno stupito. Ma nonostante la fotocamera sia abbastanza buona, Oppo A94 5G non punta su questo aspetto, quanto più su display, batteria e ricezione del segnale. Sono state implementate diverse antenne che garantiscono una ricezione del segnale veramente veramente ottima. Grazie anche al 5G ci permette di giocare facilmente online o di streamare su qualsiasi piattaforma.
Inoltre lo schermo AMOLED Full HD Plus da 6,4 pollici a 90 Hz l'ho veramente amato. Non immaginavo di poter vedere così bene su un cellulare a questa fascia di prezzo. Mentre una nota un po' più dolente è la qualità audio, che secondo me non è ottimale anche dovuta al fatto di avere un solo altoparlante che vi toglie la possibilità di ascoltare in stereo. Però è comunque presente il jack per le cuffie, che è sempre gradito sui cellulari, perciò vi basterà attaccare delle cuffie di un buon livello per avere un audio ottimale. La batteria è da 4310 mAh, abbastanza normale, non estremamente capiente, ma comunque ci consente di rimanere senza pensieri durante tutta la giornata, soprattutto grazie alla ricarica veramente veloce. Guardate, qui si carica veramente a vista d'occhio. A94 5G è capace di garantire una carica del 50% in 20 minuti e del 100% in soli 50 minuti, rendendolo di fatto un cellulare molto buono per chi viaggia, perché basterà attaccarlo in qualsiasi locale, per esempio a qualsiasi presa di corrente, per caricarlo in modo straveloce. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo 8 GB di RAM che ci consentono di utilizzarlo veramente fluidamente, perfetto per chi deve giocare, soprattutto sfruttando il bel display come ho detto prima. Su Adobe Rush sono riuscito a montare due tracce 4K contemporaneamente senza avere scatti, con tre tracce contemporaneamente sempre in 4K ho alcuni scatti, ma comunque si riesce a montare. Poi memoria interna da 128 GB ma espandibile, e poi dual SIM e anche 5G. Voglio spendere anche due parole sul sistema di sblocco. Abbiamo il riconoscimento facciale che funziona con una scansione tridimensionale del volto, ho provato a sbloccarlo con una mia immagine e non ci sono riuscito, quindi ottimo. Abbiamo il sensore di impronta digitale posto sotto allo schermo, molto molto bello, e si sblocca abbastanza velocemente, abbastanza preciso. Ma la cosa che vi vorrei dire è che mi ha stupito il poter sbloccare questo cellulare anche con la mascherina. In questo periodo di pandemia è veramente fondamentale, quindi riconoscerà semplicemente gli occhi e potrete sbloccarlo anche con la mascherina sul volto. Ho provato con mascherina e cappello, non ci sono riuscito, ma senza cappello, solo con la mascherina, riuscirete a sbloccarlo. È molto comodo da tenere in mano. Infatti, per quanto riguarda la maneggevolezza, abbiamo un peso di 173 grammi, veramente un peso piuma, e nonostante il suo enorme display da 6,4 pollici, grazie al suo form factor dal 21 noni, quindi un po' più allungato rispetto agli altri cellulari, si tiene in mano veramente con semplicità. Quindi alla fine cosa ne penso? Vi è piaciuto? Sì, ve lo consiglio. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ovviamente i suoi difettucci ma giustificati dal prezzo. Se volete non avere difetti andate magari su un top di gamma come per esempio un Oppo Find X3 Pro. Per un uso di tutti i giorni ovviamente va benissimo, se siete dei gamer si gioca veramente da Dio, se siete dei viaggiatori lo ricaricate veramente in un attimo. Per quanto riguarda invece la fotocamera, ovviamente ha le sue pecche, ma ricordiamoci a chi è rivolto. Io sinceramente comunque in linea generale mi sono trovato abbastanza bene, ed ecco finalmente alcune delle più belle foto che sono riuscito a scattare con lui, editate per bene su Lightroom, e quando le ho viste finite vi giuro che ho detto wow, non pensavo di portare a casa questi risultati. Adesso parte una breve carrellata e dopo la sorpresa per voi. Via! Finalmente la sorpresa per voi: se vi ho convinto a comprare Oppo A94 5G facendolo dal loro sito, potrete avere un Oppo Band Style del valore commerciale di 69,90€ totalmente gratuito. Comunque vi lascio tutte le informazioni nel link qui sotto in descrizione. Detto questo ragazzi, il video è finito. Se avete qualche domanda da farmi non esitate a farmela nei commenti, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video a tema fotografia e videomaking, e noi ci vediamo venerdì prossimo alle 14 sempre qui su MD, la tua droga quotidiana. Ciao!